Ci sono cose che non ti hanno detto. Voglio mostrarti cos'è accaduto. Avelin, ma che bella sorpresa! Hai viaggiato in sicurezza? Sicurezza? È un concetto fuori moda ormai. Avelin, ti senti bene? Puoi evitare le smancerie, uomo della compagnia. Io conosco la tua vera identità. Oh, Avelin, non ti arrabbiare. Pensi forse che io non sappia dove vai tu quando esci dalla finestra e giri per i tetti? Col favore della notte? Come hai fatto la parte della brava figliola di un padre adorante? Come ti fingi una degli schiavi, fra tutti proprio loro? Come se potessi nascondermi la tua vera notte. Mia cara, dolce figliastra, tu sei qui viva oggi perché mi servivi. Perché mi servi ancora. Per che cosa? Siedi. Fermati subito. Tardino adesso, non credi? I miei ti uccideranno. E poi che ne sarà della tua amata confraternita? Rippo, guardaci. Che triste. Per quanti anni abbiamo lavorato insieme per gli schiavi? Tu li hai tenuti schiavi, di tua volontà, nascosti per un odioso tornaconto. E tu sei intervenuta, come speravo facessi. Monsieur de Ferrer era di diverso avviso. Aveva trasformato la mia pacifica colonia in qualcosa di orribile. Dovevi ucciderlo. E io te ne sono grata. No, non ti credo. Avelin, tesoro. Ti ho allevata come una figlia. La natura mi ha negato la maternità, ma il tuo arrivo mi ha lietato la vita. Mi hai mentito per tutta la vita. Mi dispiace. Non avevo scelta. Proteggere il dovere che ho. Ma guardami sotto la luce della verità. Tu, che conosci la pena di una vita segreta, che imbrigli il tuo potere tra sottane e merletti e fingi obbedienza a uomini che ti impediscono di essere ciò che sei. Tu davvero non riesci a capirmi? Mi serviva che tu colpissi gli elementi di disturbo dell'organizzazione. E mi serve ancora. Non sprecherai il tuo talento con gli assassini. Sì. So che ti sei sentita impotente. Agathe... Ho disubbedito. Altrimenti De Ferrer sarebbe ancora vivo. Lo vedi? Le tue idee sono le mie. Unisciti a me. Compi il tuo dovere.